dopo questa lunga parentesi, ritorniamo a quello che ho scritto stamattina quando sono arrivato. Una funzione definita su un aperto di Rn a valori in R. Il motivo per cui si prende insieme aperto è per semplificare tutta una serie di situazioni, insomma, per avere che ogni punto sia interno. Allora, cominciamo a dire cosa significa che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale ad L. X con 0 o è un punto di A, che tanto tutti i punti sono interni, o è un punto di accumulazione per A. Quindi in questo caso è un punto, posso dire, un punto della chiusura. Se l'insieme non fosse stato aperto in partenza non potevo dire un punto della chiusura, perché ci stanno anche i punti isolati. Nei punti isolati diciamo sì, il concetto di limite si può dare anche là, però è automatico, insomma. Questo che vuol dire? È automatico che il limite dovrebbe fare per forza f di x con 0, in quel caso. Invece in questo caso è più interessante. Questo per definizione vuol dire che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che se la distanza euclidea di x da x con 0 è minore di epsilon e x appartiene ad A, perché deve stare insieme, allora f di x meno L deve essere minore di L. Se la distanza è minore di delta, la distanza tra le immagini deve essere minore di epsilon. La solita definizione di limite. Quindi, per capirci, allora io prendo x con 0 qua, qui c'è L, qua c'è L più epsilon, qua c'è L meno epsilon. Allora, l'immagine tramite la funzione f di questo intorno di x con 0 di raggio delta deve andare a finire tutta qua dentro, tutta tra L meno epsilon ed L più epsilon. Chiaro? Allora, il problema è, il primo problema è, scusate, qua ci devo anche aggiungere x diverso da x con 0. Nel concetto di limite si prende, si presuppone che il punto sia diverso, almeno nella definizione italiana, se fate la stessa definizione in Francia è diverso, l'analoga definizione in Francia è diversa. Ok, allora il problema è come calcolarlo questo limite. Allora, un'osservazione, allora, chi sono le rette passanti per x con 0? Se io ho un punto x con 0 qua e voglio descrivere una retta passante per x con 0, come mi metto a descriverla secondo voi? In forma parametrica o in forma cartesiana? Parametrica. Siamo in dimensione generica n, è col fischio che voglio usare la forma cartesiana e devo mettere n-1 equazioni al sistema, che dovrei scrivere un macello. Se invece la voglio descrivere in forma parametrica, come si descrive?
un punto qua x chi sarà? X con 0 più, qua prendo un vettorino, lo chiamo mi, più t volte mi. Dove ti appartiene? È una retta per x con 0. Una retta generica che passa per x con 0 si fa così. Oh, per convenzione, in analisi, la direzione della retta mi si prende un versore, cioè la norma euclidea di mi, la lunghezza di mi si piglia uguale a 1 per comodità. È chiaro? Quindi x con 0 più t mi. Adesso facciamo la seguente osservazione. Osservazione. Prendiamo f da a a valori in r, a contenuti in Rn. Vabbè. Poi prendiamo x con 0, lo prendiamo in A. Se è in A è sicuro che un punto interno è anche di accumulazione, quindi ci si può fare il limite. E poi supponiamo che il limite per x che tende a x con 0, quindi non ci occupiamo della frontiera, vogliamo soltanto, noi studieremo solo il comportamento e funzioni dei punti interni in questo pezzo di analisi che dobbiamo fare. Poi in analisi 3. Oh, questa derivazione analisi 1, 2, 3 è in qualche modo arbitraria, cioè nel vecchissimo ordinamento gli argomenti che facciamo erano in parte erano in algebra lineare, in parte, comunque per quanto riguarda l'analisi erano tutti in analisi 1 e 2, adesso si chiama in un altro modo. Poi supponiamo che il limite di f di x per x che tende a 0 faccia L. Allora, quindi, tesi insomma, il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t mi è uguale a L per ogni mi appartenente a Rn, per ogni versore di Rn. Cioè, se il limite fa L, se mi avvicino non in maniera arbitraria ma lungo una retta, il limite deve fare sempre L. Se fa L complessivamente, deve fare L lungo ogni retta, passante per il punto. Chiaro? La dimostrazione è quanto di più semplice esista. Allora, sia epsilon maggiore di 0, io so che esiste un delta tale che se la norma di x meno x con 0 è minore di delta, x appartiene ad A, x appartiene ad A, ce lo posso pure togliere, perché siccome il punto è interno, se delta, come vedete dalla figura, lo prendo abbastanza piccolo, sicuro sto dentro A. Quindi questa seconda condizione la posso omettere perché era significativa solo sulla frontiera. Poi ci metto x diverso da x con 0, implica f di x meno L minore di epsilon. Allora prendo come x, prendo x con 0 più t mi. Allora x meno x con 0, se prendo questo tipo di punto, cioè prendo non tutti i punti adesso ma solo quelli sulla,
su una retta passante per x con 0, questo quanto fa? Fa x con 0 più tmi meno x con 0, norma. Allora questo e questo se ne va, valore assoluto di t passa fuori per la norma di mi e viene valore assoluto di t. Ma se questo era minore di delta, cosa mi viene? Mi viene che valore assoluto di t è minore di delta. Quindi, se valore assoluto di t è minore di delta, questo implica che la norma di x con 0 più t mi meno x con 0 è minore di delta, e se t è diverso da 0, questo mi implica che x è diverso da x con 0, perché x con 0 veniva quando qua ci mettevo x con 0 più 0 più vettore 1. Il tutto messo insieme implica che f di x con 0 più tni meno l è minore di epsilon, che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Non sto dicendo niente di trascendentale, però allora io adesso ve lo spiego un po' a parole per farvelo capire. Però vi dovete abituare oppure dovete imparare a scriverlo matematicamente, perché la scrittura formale non funziona se non l'ho capita e quindi non la so tradurre in scrittura formale. Ma anche l'intuizione dopo un po' si perde se io non la so formalizzato. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che se mi avvicino lungo una retta, che può essere questa, siccome in questa, diciamo, sferetta, se stiamo in R1, cerchietto perché stiamo in R2, tutti i punti vanno a finire qua dentro, quando sulla retta piglio questo intervallino qua, l'intervallino è contenuto nel cerchietto, allora tutti i punti dell'intervallino vanno a finire qua dentro. E qual è quell'intervallino? È T contenuto tra meno delta, diciamo, appartenente all'intervallo meno delta delta, quindi t compreso tra meno delta. Mi l'ho normalizzato, ho preso di lunghezza 1, quindi questo mi è comodo perché così, diciamo, io so che questo raggio è delta. Allora se mi ha lunghezza 1, questo corrisponde a t compreso tra meno delta e delta, sia qua ma anche qua ma anche su una qualunque altra retta. Funziona se è il limite vale in generale, vale anche su qualunque retta. Il bello è che il viceversa non è vero. Il viceversa non è vero. Vediamo il seguente controesempio. Prendiamo questa funzione qua. Prendiamo la funzione f di xy, funzione di due variabili, uguale y, allora abbiamo due casi. Y x quadro fratto y quadro più x alla quadra. Questo se xy diverso da 0, 0. Qua li metto in verticale. Qua ce l'ho messo. Vabbè, insomma, mi perdonerete questa abuso di notazione. 0 se stiamo nell'origine. Allora, io voglio dimostrare che il limite per xy tendente a 0, 0, mo lo devo mettere forza in... di f di xy non fa 0. Vedremo che se lo calcoliamo lungo le varie rette, il limite fa sempre 0. Però voglio dimostrare che non fa 0. Se non fa 0 cosa fa? Quanto fa? Vediamo se sapete ragionare.
Supponiamo che facesse 1. Allora, quando vado a calcolare la lunga retta dovrebbe fare 1, l'abbiamo testé dimostrato. Quindi, se non fa 0, quanto fa? Cosa fa? No. Se non fa 0, la domanda è completa, perché io ti ho detto quanto fa e non cosa fa. Se faceva 1, pure sulle rette faceva 1. Se faceva 50, pure sulle rette faceva 50. Vedremo che sulle rette farà 0, ma complessivamente cosa può fare se non fa 0? Oh, ma i limiti esistono sempre secondo voi? No. E quindi questo limite non c'è, non ci sarà, è l'unica cosa che può fare se non fa 0. E andiamo a vedere perché. È chiaro? Adesso prima andiamo a vedere che lungo le rette fa 0. Qual è il punto in questione? Dove stiamo facendo il limite? Allora, cominciamo a vedere. Dove è definita la funzione? Chi è A? La funzione dove è definita? Dove è definita la funzione? Io direi che A è tutte le due, no? Io ho definito sempre la funzione. Questi sono i punti diversi dall'origine. Questa è l'origine. Questa è definita dappertutto. Buono. Poi vediamo se la funzione va bene. Nel senso che il limite fa quello che ci aspettiamo. La funzione è definita dappertutto, sì. Se non siamo nell'origine, questa somma è positiva, qua posso dividere. Se siamo nell'origine ci metto 0. O no? Quindi la funzione è definita dappertutto. Adesso prendiamo chi sono le rette per l'origine. Chi sono le rette per l'origine? XY uguale T ni 1 ni 2. Tale che ni 1 quadro più ni 2 quadro fa 1, o no? Allora andiamo a sostituire, andiamo a fare F di 0 più T ni. Quanto fa? Quindi Y è uguale a T ni 2. Oh, quando ci mettiamo T, T è diverso da 0, quindi non siamo nell'origine. Cioè, quando noi facciamo il limite su una retta che passa nell'origine, ci stiamo avvicinando all'origine, ma non si prende mai il punto a cui ci stiamo avvicinando. Quindi, siccome T è diverso da 0, siamo fuori dall'origine e quindi dobbiamo usare questa definizione qua. Allora, sopra che ci devo mettere? Allora, T ni 2 per T quadro, quindi viene T cubo, per ni 1 quadro, o no? X è T ni 1, Y è T ni 2, X quadro è T quadro ni 1 quadro, X uguale T ni 1, X quadro uguale T quadro ni 1 quadro, Y uguale T ni 2, e così via. Allora, se faccio questo, fa T per T quadro, fa T cubo, poi viene ni 1 quadro ni 2. Sotto mi fa T quadro ni 1 quadro più T alla quarta ni 1 alla quarta. Allora, quando fa questo limite? Per T che tende a 0. Allora, sopra un infinitesimo di ordine, lasciate perdere ni 1 e ni 2. Per un attimo pensate che siano entrambi diversi da 0. Quindi questo è un numero. Sopra un infinitesimo di ordine,
sotto? Sono in destra. Quale 4? 2! Sta questo, gli infinitesimi. Secondo, la parte della ruota è più bassa o quello più alto? Ordine 3, ordine 2, a 0. Dice, però, aspetta, aspetta, se ogni 1 vale 0, questo è di ordine 4. Ma se ogni 1 vale 0, sopra è proprio 0. Se ogni 1 vale 0, ogni 2 non è 0, perché la somma deve fare, di quadrati deve fare 1. Quindi, ogni 1 alla quarta fa 1. Se ogni 1 vale 0, questo diventa, non è più di ordine 2, però di ordine 4 è proprio di alla quarta, sotto. Sopra fa proprio 0. 0 fratto t1 alla quarta tende a 0. Quindi lì mi fa 0 sempre. Sempre, sempre, sempre. Chiaro? Oh, lo volete fare? Voi avete f di x, y. Fate f di x, lambda x. Queste sono tutte le rette tranne quella verticale. Se lo fate così, funziona uguale. Uguale lambda x cubo. Qua non ci ho messo ni, ma è la stessa cosa. Lambda x cubo fratto lambda 4 x quadro più x alla quarta. Quando x tende a 0, tende a 0. Se lambda è uguale a 0, viene 0. Se lambda è diverso da 0, viene 0. E se la retta era verticale, se la retta verticale era f di 0y, f di 0y andate a vedere, tende sempre a 0. Sulle due rette verticali la funzione vale proprio 0. Sulle due rette, scusate, quella verticale e quella orizzontale passando sulle luci. Potete scriverlo così o più correttamente così, ma il limite su tutte le rette fa 0. E allora, adesso che possibilità ci sono rimaste in ballo? Le possibilità che sono rimaste in ballo sono o il limite nell'origine fa 0 o non esiste. Non è che ci sta una terza possibilità. Non è che può fare 1, 50, più infinito. No. O fa quello o non esiste. Se andate a esaminare il teorema di prima, se facevo un'altra cosa, anche più infinito, su tutta la rete doveva fare più infinito. È chiaro? Siccome sulle rette fa 0, o il limite fa sempre 0. Per esempio, se io trovo che lungo una retta il limite fa 0, lungo un'altra retta che passa per il punto il limite fa 1 quando mi avvicino al punto. Che vuol dire? Direttamente che non esiste. Mi avvicino di qua va 0, mi avvicino di là va 1, è chiaro che non esiste il limite. Perché io ho dimostrato che se il limite c'era, su tutte le rette faceva la stessa cosa. No? Quindi è facile dimostrare che il limite non esiste quando non esiste usando queste due rette. Questo è un caso un po' particolare. Qua il limite su tutte le rette c'è, ma il limite complessivamente non esiste lo stesso. E per vedere che complessivamente non esiste lo stesso, cosa facciamo? Prendiamo per l'origine una parabola di equazione x uguale lambda x quadro e avviciniamoci lungo la parabola. Che significa avvicinarsi lungo la parabola? Significa andare a fare al posto della y ci metto lambda x quadro. Adesso vado a fare i miei calcoli. Quanto mi viene sopra? Lambda x quadro, per capirci, lambda, metteteci 1, f di x x quadro. Tanto basta, tutto questo ragionamento funziona, basta che lambda sia diversa da 0. Adesso sopra quanto viene? Y per x quadro quanto fa? Voglio sostituire al posto di y x quadro. Quanto viene sopra? X alla quarta. X quadro per x quadro fa x alla quarta. Sotto? E quanto fa? Un mezzo. E quando mi avvicino all'origine?
quanto fa? No, sempre un mezzo, se un mezzo è costante fa sempre un mezzo e il limite farà un mezzo. Allora, che vuol dire? Vuol dire, questo era il mio dominio, questa è una sferetta, tanto se la fate piccola, la fate grande, la funzione è qua sopra, su questa parabola, ecco, stante. Adesso, io, il punto 0 andava a finire in 0. Se mi avvicinavo lungo la retta, l'immagine si avvicinava a 0, ma se mi avvicino così, diremmo a metà tra l'italiano e il dialetto di sguincio, di traverso, un po' in maniera curva, con un tiro effetto, qua la funzione, tutti questi punti qua, mi vanno a finire sul valore un mezzo, che sta ben, ben distante da zero. La mia funzione è f. F è la funzione che ha qua il dominio e qua il codominio, questa funzione qua. Allora, 0 me lo portare all'origine, i punti sulle rette, l'immagine le porta vicino a 0, i punti su quella parabola me li porta tutti su un mezzo. Se qua invece di esserci lambda uguale a 1 c'è lambda uguale a 2, mi porta su un'altra costante. Dici, ma com'è possibile? Sembra una cosa strana. Allora vi invito a fare quest'altra cosa, vi faccio un disegno per farvi capire questa cosa. Cerco di disegnare il meno possibile perché per rendere il disegno chiaro. Disegno gli assi, lo devo fare. Qua c'è la x e qua c'è la y. Adesso ci metto due parabole, una y uguale x quadro e una mettiamo y uguale 2x quadro e prendo la zona che sta qua in mezzo di qua e quella dall'altra parte. Questa zona la chiamo D, quindi D è uguale all'insieme delle xy, tali che y è compreso tra x quadro e 2x quadro. Allora, prendo questa funzione qua, più semplice di quella precedente, f di xy uguale 1 se x appartiene a D e 0 se x non appartiene a D. Quindi questa funzione sulla parte tratteggiata vale 1, su tutto il resto del piano vale 0. Ok? Allora, la funzione in questo caso nell'origine quanto vale? E se faccio il limite lungo ogni retta che si avvicina all'origine, quanto vale? È chiaro che vale 0? Perché guarda, ci sono delle rette dove si capisce subito. Per esempio, io mi avvicino a qua, vale 0. Ci sono altre rette dove non si capisce, per esempio, questa retta qua. Ma anche qua vale 0, perché se tu vai a ingrandire qualunque retta, se io vado a ingrandire molto, la tangente a tutte e due le parabole in zero è orizzontale, quindi qualunque retta, anche poco inclinata, cosa fa? Quando si avvicina? Qua vale 0, poi passa il pezzo dove la funzione vale 1 e poi ci sta un pezzetto, un segmentino di retta corto, più la retta è poco inclinata, meno la retta è inclinata, più è corto questo pezzo, dove la funzione vale di nuovo 0. Quindi prima di arrivare nell'origine vale 0 e il limite varrà sempre 0. È come se ci fosse un, chiamiamolo un altipiano dove una montagna vale 1, una specie di canyon che è stato scavato. Cioè non un canyon, il contrario di un canyon, cioè una protuberanza.
che va in alto, dove qua il livello è sempre 1000 metri e qua invece è tutta pianura che vale 0. Se io mi decido ad andare in questo punto lungo una retta, io passo l'altopiano e poi ritorno sulla pianura, anche per un pezzettino piccolo, ma torno sulla pianura. Se passo da qui o parto o ci vado da sotto, sto facendo solo da destra, io non ci passo proprio l'altopiano. Se invece sto nel, diciamo, oppure diciamo l'altopiano deve essere molto più in là, ma se no, anche se lo interseguo a ridosso, cioè ci passo a ridosso dell'origine, comunque passo prima l'altopiano e poi di nuovo arrivo di nuovo alla pianura. Quindi qua questa funzione tende a zero nell'origine, ma se ci vado in maniera curva sull'altopiano ci posso arrivare all'origine, certo. Io cammino sull'altopiano, questo sentiero si spinge, però alla fine ci arrivo. Quindi io posso avvicinarmi all'origine anche col valore 1. E così anche prima, siccome se mi muovo lungo questa parabola il valore vale un mezzo, che succede? Che vicino all'origine ci sono punti dove la funzione vale un mezzo. E quindi in nessuna sferetta tutti i valori della funzione saranno vicini a 0. Perché un mezzo è lontano da 0. Il fatto che io mi possa avvicinare all'origine in un modo qualunque, anche non secondo le rette, ma tale che il valore della funzione sia costantemente uguale a un mezzo, mi dice subito che il limite non esiste, perché se mi avvicino lungo l'etta va a 0, se mi avvicino in quest'altro modo va a un mezzo, non ci può stare nessuna sferetta in cui il valore della funzione sia vicino a 0. Non esiste questa cosa. È chiaro? Quindi il valore della funzione, il limite della funzione non c'è. Allora, in particolare questa funzione non è continua, perché la continuità si definirà allo stesso modo. Come si definisce la continuità? Il limite della funzione è uguale al valore della funzione. Il valore della funzione è punto è 0, il limite non c'è, ma in ogni caso, qualunque fosse il valore della funzione 0, 1, 57, il limite non c'è e quindi la funzione non poteva essere continua. Quindi attenzione, cioè non basta esaminare il comportamento della funzione lungo ogni retta che va per l'origine. Questo è un poco antipatico. È un poco antipatico questo fatto. Tutte le queste funzioni, quelle là che passavano per l'origine, vabbè, l'ho cancellate, quelle erano tutte continue in zero. Il limite esisteva, faceva sempre 0, il valore della funzione di 0 faceva 0, fuori di 0 non aveva problemi perché erano rapporti di polinomi che sotto erano diversi da 0 e quindi erano continui, erano derivabili, erano tutto quello che volevano. Ma in 0 era una funzione di una variabile. Ok, adesso non ho il tempo di fare, posso cominciare solo a fare le prime definizioni, dalle quali partiremo mercoledì. Cosa voglio definire? Voglio definire il concetto, io vi vado a definire direttamente il concetto di derivata parziale, di derivata direzionale, scusate, dal quale ricaviamo come caso particolare il concetto di derivata parziale. Poi vediamo perché. Ma prima vi dico a parole e vi dico la derivata parziale. Allora, l'idea è molto semplice. Supponete di avere una funzione di due variabili, di stare nel vostro A, state all'interno, quindi vi potete avvicinare sia in orizzontale che in verticale. In realtà vi potete avvicinare lungo ogni direzione stando all'interno di A, perché A, essendo un aperto, ha tutti i punti interni. Allora, immaginate che di stare in R2 e quindi di avere una funzione che è una funzione di produzione, cioè voi state producendo qualcosa e questo qualcosa dipende da due ingredienti. Per esempio, io ho una cosa che dipende dall'acqua e dalla farina, oppure dalla farina, dalla materia prima e dal tempo. Quindi posso avere un valore della produzione che dipende da quanta materia prima uso e dall'altra parte quanto tempo uso. Va bene? Quindi posso usare più operai e meno materie prime, o più materie prime e meno operai. Allora, io l'idea è molto semplice.
per cercare di raggiungere il massimo della mia, in realtà il massimo del profitto, non della produzione, ma comunque per raggiungere il massimo di quello che voglio raggiungere, della funzione che voglio massimizzare, per meglio dire, io cosa faccio? Cerco di agire sui due ingredienti uno alla volta. Prima aggiungo materie prime fino a che non ottengo il massimo, perché è chiaro che se io ci metto troppo, cioè non è che se voglio ottenere una torta ci devo mettere il lievito, non è che se ci metto 3 kg di lievito la torta viene meglio, insomma, ci metto un grammo, viene bene, ci metto 5 grammi, viene ottima, ci metto, vabbè, 5 grammi già è troppo, dipende quante ci sono, quanti eccipienti ci sono la bustina, ci metto 500 grammi viene la schifezza, quindi ci sarà un livello. E la stessa cosa dipende dal tempo o dagli operai. Se io voglio produrre più patate, se metto 3 operai a scavare patate, se magari sono troppo pochi, se il campo è grande, ma se ce ne metto 300 si pestano solo i piedi e quindi anche là ci sarà un numero ottimale. Allora io cerco di massimizzarli separatamente e poi di vedere se c'è un punto in cui, se cambio il numero di operai in più o in meno, quello che sto cercando di massimizzare diminuisce, o se cambio la quantità di materie prime in più o in meno pure diminuisce. Questa massimizzazione separata, cioè almeno il cercare, poi alla fine cercheremo un punto in cui tutte e due le derivate saranno nulle, ma quelle derivate come si chiameranno? Si chiameranno derivate parziali. Perché si chiameranno derivate parziali? Perché saranno ottenute muovendo solo una delle due cordi e tenendo l'altra fissa. Vedremo che con una serie di precisazioni questo metodo funziona, cioè nel senso che un massimo di una funzione, un massimo un punto interno di una funzione che abbia certe caratteristiche effettivamente mi darà luogo, no, a delle derivate parziali che devono essere tutte e due. Il concetto è: state sul cocuzzolo di una montagna, sul cocuzzolo di una montagna, se vi spostate in questa direzione scendete, ma anche se vi spostate nell'altra direzione scendete, in qualunque direzione voi vi spostate scendete, se state sul cocuzzolo, il cocuzzolo è il punto più alto, è chiaro? Però il problema c'è. Perché quando io dico siamo sul cocuzzolo di una montagna e che il cocuzzolo è fatto così, sto ipotizzando delle cose, sto ipotizzando quello che vedremo, sarà che la mia funzione sia nel punto differenziale, se lo disegno così. Però per arrivare a questo concetto dobbiamo fare fatica. Allora, andiamo a introdurre il concetto di derivata direzionale e poi capiamo perché non scrivo derivata parziale. Perché io voglio adottare una nomenclatura che mi funzioni bene in Rn, ed n non lo voglio controllare, perché non voglio fare una cosa per R2, una cosa per R3 e una cosa per R53. Voglio fare una cosa che vada bene in qualunque dimensione. Allora, la mia funzione è definita nel mio solito aperto A di Rn al valore in Rn. A contenuto in Rn aperto. Ok? Adesso io prendo la mia funzione e la considero, se parto da x con 0, la prendo una retta in direzione n. Direzione in analisi e versore in geometria è la stessa cosa, n c'è sempre norma 1, come abbiamo detto prima. Questa si chiama direzione. Significa che la norma di n va
Ok? Questa è una funzione di una variabile, perché ni è fissato, x con 0 è fissato e varia solo t. Se questa la chiamate g di t, vabbè, dovrei chiamarla g, dipende da x con 0 e n di t, ma comunque la mia df in dn calcolata in x con 0 si chiama derivata d, questo si legge d, non è delta, questo è delta, questo è d e questo è d, non so se è chiaro, delta, d e d. Non voglio vedere dei d fatti come delta, non voglio vedere dei d fatti come d, è una distorta, è meno pronunciata ma assomiglia al simbolo della chiocciolina, quello della vostra elettronica, ma non è così, la vostra elettronica è così. Quindi a seconda, però questa deformazione professionale non l'ho vista in nessun matematico, non ho visto nessun matematico che chiamare la vostra elettronica D, no? Però la posta elettronica come si legge con la chioccioletta? At, oppure in italiano? Chiocciola. In russo sapete come si chiama? Sabaka, cioè vuol dire cane. Somiglia a un canaro che si sta. Quindi noi ci abbiamo visto una chioccia, i russi ci hanno visto un cane che sta rotolando. Invece in matematica questa derivata singola di derivata parziale o direzionale si chiama d, e non è d e non è delta. Lo ripeto un'altra volta, non voglio vedere delte vuote e neanche d dritte, devono essere d storte, d. Questo chi è? Per definizione, se esiste, è g' di t, cioè il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t ni meno f di x con 0 fratto t. È semplice. Io ho deciso che mi avvicino lungo una certa retta, mi vado a prendere la funzione di una variabile, mi faccio la derivata e quella abbiamo derivata lungo quella direzione, basta, non è che ci sei, c'è da mettersi d'accordo su questa normalizzazione, deve avere lunghezza 1, se no poi non mi trovo, perché se la lunghezza non la prendo sempre uguale poi mi sballano i valori. Se prendo una volta lungo la stessa direzione una lunghezza 8 uguale a 1, 8 uguale a 2, è chiaro che i valori non vengono uguali. Se ci sono, uguale a questo naturalmente se esiste ed è un numero reale. Le derivate sappiamo che devono, per poter definire, devono essere esistere finite, non più infinito. Se è più infinito la derivata non c'è, la funzione non è derivata. Va bene, mo? Adesso cosa si chiama derivata parziale iesima, e si indica così. La derivata parziale iesima non è altro che la derivata direzionale rispetto all'iesimo versore della base canonica, cioè il limite, cioè tra tutte le direzioni. Per esempio sto in R2, ci stanno due direzioni privilegiate, quali sono? Quella orizzontale e quella verticale. Se sto in R3 ci sta questa direzione qua, questa che viene in qua e questa verticale, cioè sono due orizzontali e una verticale e così via, cioè le direzioni lungo i versori della base canonica. Se io mi sposto lungo i versori degli assi coordinati è un caso particolare. In questo caso invece di scrivere così si scrive così. Allora questo chi è? È il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t e con i meno f di x con 0 fratto t, cioè il limite
per t che tende a 0 di che cosa? Di f di x01, x0i-1, poi x0i più t, x0i più 1, x0n, meno f di x01, x0n, fratto t. Cioè, se andate a vedere qui, se ci mettete tutte le coordinate, qua ci sono tutte le coordinate di con 0. Qua la stessa cosa, ci sono tutte le coordinate di con 0, devo aggiungere soltanto t e con i. E chi è t e con i? Non sto aggiungendo niente, tranne sulla coordinata iesima, dove sto aggiungendo t, perché t e con i, se vi ricordate, è l'inversore che vale 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e 1 dove sta? Al posto iesimo. Questa si chiama derivata parziale iesima. Vedete, tutte le coordinate non iesime, tranne la iesima, sono state tenute costanti. L'unica che è stata incrementata è quella iesima. E si è diviso per l'incremento. E poi si fa il limite. Questa si chiama derivata parziale iesima. A occhio, ma proprio una valutazione molto difficile. È più, occupa più spazio questa scrittura qua o questa scrittura qua? Questa. E allora, vedete, capite bene perché mi conviene fare le derivate prima direzionali, perché è un caso, le derivate parziali iesime sono un caso particolare. Sì, è vero che tu prima, la prima cosa che pensi ti ci avvicini in orizzontale, ti ci avvicini in verticale, però in realtà perché io devo restringere i modi a mi avvicino lungo una direzione e poi nel caso particolare li chiamo derivata parziale. Ok? Bene. Ok.